Buongiorno, buon giovedì amici di Bet Italia Web. Oggi non c'è tanto calcio, però c'è molto basket, molto hockey. Vi daremo tre free pick e come ogni giovedì parliamo di motori anche. Iniziamo dal programma, seconda lega olandese, Telstar Dordrecht, per quanto riguarda il calcio alle ore 18:45, poi Graafschap, come si dice, non lo so, Cambuur alle ore 21. È il programma del giovedì della cadetteria di calcio olandese, ne parliamo dopo in free pick. Tanto calcio anche in Sud America tra Perù, Colombia, Ecuador, Argentina. Poi c'è anche il recupero della 16ª giornata di Serie A in Brasile con Vasco da Gama Fortaleza. I bianconeri Carioca hanno due lunghezze da recuperare sugli ospiti che però arrivano a questa trasferta dopo ben quattro sconfitte consecutive, quindi abbastanza in crisi. Padroni di casa invece apparsi in ripresa, arrivano dal 2-0 di Recife ottenuto domenica scorsa. Ci sono però quattro assenti per Covid nel Vasco, che vede comunque crescere la propria quota vittoria fino a 2,50. Tennis ATP World Tour Final, Daniil Medvedev batte ancora una volta Novak Djokovic ed è già in semifinale. Oggi alle 15 sono in campo Thiem e Rublev, con il tennista austriaco già certo del passaggio del turno, opposto al russo sicuro eliminato e sfavorito a 2,40. Chissà se Thiem però userà questo match per riposarsi un pochino. Alle ore 21 Nadal contro Tsitsipas, spareggio tra il supercampione maiorchino e il giovane greco che è detentore del titolo 2019 alle Finals. Nadal è comunque nettamente favorito a 1,40. Basket Eurolega si torna subito in campo con Kim Kiefes alle 18, poi c'è anche Baskonia Panathinaikos e Bayer CSKA Mosca alle 20:30. Domani torna in campo l'Olimpia Milano in casa contro lo Žalgiris, due squadre che sono in calo dopo un ottimo avvio di stagione. La squadra di Milano in particolare ieri ci ha tradito, ha fatto vedere di essere un po' arrugginita, non giocava da tanto in campo continentale. Ieri ha perso la sesta partita di fila contro la sua bestia nera, anzi la sua bestia rossa, la Stella Rossa. C'è anche l'Eurocup di basket, ieri Trento è andato KO col Nanterre dopo due supplementari addirittura. Brescia invece finalmente si sblocca, ha battuto il Mornar Bar e torna in corsa. Oggi si giocano Andorra-Anversa alle ore 20, Partizan-Juventus alle 20:30 e Bourg contro Unix Kazan alle 20:45. Oggi non c'è la Champions di basket, ieri però questa competizione ci ha regalato la vittoria di Sassari sul campo dei Bakenbears, con i sardi che rimangono in testa al girone. Brindisi invece si ferma a Burgos, lo avevamo detto, era una trasferta difficile, anche se Brindisi era una delle squadre più in forma del momento. KO nella seconda partita di Champions per i pugliesi. Ieri è andato in scena anche il recupero di Serie A con Treviso che ha vinto nel finale contro Cantù. Ok, KHL, ben sette partite in programma, una è già finita, al via in prima mattina, una sta iniziando adesso, però abbiamo alcune partite su cui ragionare anche in free pick, dopo ne parliamo. Passiamo ai risultati, iniziamo da quelli dati ieri su YouTube, ci risiamo, profitto anche ieri, terza giornata di fila con l'insegno più, abbiamo fatto un bel 4-2. Si è conclusa la doppia di Darius, aspettavamo la vittoria con over 1,5 dell'Italia che è arrivata precisa precisa al 2-0 degli azzurri, la tripla di Nations League di D'Artagnan sulle favorite che non ci hanno tradito, l'under nel basket con Insider, sono andato in cassa anch'io con la prima scelta al draft NBA di questa notte, rispettate le previsioni, la prima scelta è Edwards che avevo consigliato nel podcast ieri a 1,75, appena chiusa la registrazione era salito a 1,85 alla pari con LaMelo Ball, prima di crollare nuovamente intorno a 1,40 addirittura poco prima dell'inizio del draft. Entra anche Wiseman alla 2, l'avevo detto secondo me. Con anche la possibilità di scambio di Golden State, Wiseman andrà sicuramente alla 2, però la quota era addirittura crollata a 1,35. Si potevano giocare in combinazione Edwards alla prima e Wiseman alla 2. LaMelo invece va alla 3. Non dico che me lo aspettavo, però come ho detto nel podcast di ieri, Edwards era sicuramente il prospetto più interessante. Nico Mannion per molti doveva andare nella parte finale del primo giro o all'inizio del secondo, per me era una follia anche solo pensarci, peccato che
non ho trovato una linea over-under di Nico Mannion, è andato alla 48, chiamata numero 48, però almeno è andato a Golden State, dove tra l'altro è arrivata la notizia di un altro infortunio per Klay Thompson. Tutti stanno ovviamente parlando delle prime tre scelte e di Nico Mannion, io però sulle scelte più alte vi dico la mia, perché per me alla 10 Jalen Smith a Phoenix è molto interessante, l'ho seguito lungo di Maryland, il prodotto di Maryland è molto interessante. Tutti si aspettavano Danny Avdija molto più alto della 9 con cui è andato via, così come quasi tutti davano Patrick Williams fuori dalla top 10 e invece clamorosamente Williams è stato chiamato alla 4. Personalmente sono contento di Obi Toppin, il prodotto di Dayton, che alla 8 è andata ai miei Knicks. Orlando alla 15 ha preso Cole Anthony, è un azzardo, però il prodotto di North Carolina, prima dei problemi personali e poi dello stop stagionale, era tra i prospetti più interessanti, sicuramente da top 10 o anche qualcosina in più. Vedremo se riusciranno a recuperarlo. A Orlando, secondo me, alla pick numero 15 è una bella presa. E poi Udoka Azubuike da Kansas è andato via solo alla 27 a Utah. Questi sono i nomi un po' che mi hanno un po' più interessato nel draft di questa notte. Vediamo anche sull'Instagram di Betting Mania, ogni giorno diamo le nostre free pick di sport americani. Ieri ho preso Central Michigan vincente, anzi Central Michigan più 3, l'ho presa a stake pieno, purtroppo Central Michigan ha perso in casa contro Western Michigan, grossa delusione, è vero però che nel VIP mi sono rifatto con gli interessi, con un 3 su 3 ho preso il meno 6,5 di Toledo che è andato a vincere senza problemi, segnando anche over a Eastern Michigan. E poi ho preso anche l'over, sempre qui in questa sfida Central Michigan contro Western Michigan, tutti questi Michigan mi sto quasi confondendo. Oggi si continua con la Week 12 di College Football, in campo però c'è una sola partita, Tulsa contro Tulane. Inizia anche la Week 11 di Football NFL col consueto Tuesday Night e per una volta abbiamo un Tuesday Night davvero spettacolare sulla carta perché si sfidano i Seattle Seahawks di Russell Wilson contro gli Arizona Cardinals di Kyler Murray. Sarà molto interessante e di sicuro uscirà una free pick sull'Instagram di Betting Mania che sui nostri canali Telegram, quindi seguiteci e attivate le notifiche. Andiamo a vedere anche le tips di mercato su cui abbiamo ragionato ieri, tre si sono rivelate esatte, due sbagliate, l'errore è stato il Lokomotiv Kuban in Eurocup di basket che doveva vincere con più di 20 punti di scarto, ha vinto, ma se non sbaglio solo di 4. Abbiamo preso l'over dell'Arca, over 1,5, ma non l'over totale di partita perché è finita solo 2-0. Presa la vittoria del Palermo in Serie C contro il Potenza e preso anche senza problemi l'over 2,5 tra gli azzurrini, l'Italia Under 21 contro la Svezia Under 21. Quindi positive anche queste giocate che vi ricordo non sono le giocate ufficiali, sono consigli sui flussi di mercato, sulle pick che molti tipster in giro per il mondo fanno e che la nostra redazione monitora quotidianamente su decine e decine di siti. Chiudiamo col premio, ma anche qui profitto, pochi ma buoni, 5 pick esatte, 4 sbagliate. Peccato, con Insider avevamo preso all over 7,5 punti nella partita tra Milano e Stella Rossa, una bella quota a 2, purtroppo all si è fermato a 7 punti, ci è mancato un punticino. Però come detto siamo praticamente andati in profitto ovunque, non ci possiamo lamentare anche ieri. E vediamo le tips che la redazione ha segnalato per oggi, sono solo due le tips di mercato, Colo Colo Audax Italiano, siamo alla 19ª giornata della Primera División cilena, Colo Colo vincente a 1,90 potrebbe essere un'idea, è vero che è senza Mister Quinteros sospeso, sono ancora out alcuni giocatori, però sono dati in rientro anche altri elementi importanti del Colo Colo come il primo portiere Cortés, ma anche Mosche e Fernandez. Inoltre la quota dei padroni di casa vincenti è in discesa, si giocava intorno a 2, adesso è già 1,90. L'altra segnalazione che vi facciamo è in Ecuador, Muju Kruna contro Olmedo, qui over 2,5-1,66, è la 23ª giornata della seconda fase di Liga Pro Ecuadoregna. Registriamo molte giocate sull'over 2,5 e la quota è in calo, si giocava sopra 1,70, adesso come detto di massima si gioca 1,66 sui nostri principali bookmaker partner.
Veniamo alle free pick, sono tre, una di calcio, una di hockey e una di basket oggi. Iniziamo dal calcio, Zanardi ci dà una combo betting, De Graafschap contro Cambuur, la combo è gol più over 2,5, 1,65, stake 1, stake standard, parliamo delle reste divise, la cadetteria di calcio olandese, prima contro terza in classifica. Il Cambuur ha il miglior attacco del campionato con la bellezza di 42 gol segnati, ben 16 in più del De Graafschap, che ha comunque il terzo miglior attacco della Eerste Divisie. Vi diciamo anche che il Cambuur arriva da un 7-2 sull'Almere, è il nono over consecutivo di questa squadra. In questo arco di tempo abbiamo visto la bellezza di 5,33 gol di media nelle partite del Cambuur. Speriamo di vedere entrambe a segno anche oggi, almeno 3 gol totali in un big match di cadetteria olandese che si prevede molto spettacolare, speriamo. Passiamo con Insider alla KHL, ci dà una giocata tra le tante che ci ha dato oggi nel servizio premium. Lokomotiv Jaroslav contro Jokerit, vittoria dello Jaroslav nei tempi regolamentari, quindi 1x2 a 1,90. Problemi di Covid per lo Jokerit, che tra l'altro ha perso tre delle ultime quattro partite, e il nostro insider non crede proprio che passerà sul ghiaccio dello Jaroslav, che a sua volta deve riprendersi dopo due sconfitte che gli hanno fatto perdere il secondo posto. Ora lo Jaroslav è in terza posizione, scavalcato dallo SKA San Petersburg, se non sbaglio. Il mese scorso a Helsinki lo Jaroslav ha vinto 4-2 a domicilio contro lo Jokerit. Speriamo possa vincere nei tempi regolamentari anche oggi. La quota 1,90 non è male. Proviamoci. E chiudiamo con l'ultima giocata, andiamo in Eurolega, sempre insider, in Saski Baskonia contro Panathinaikos, over 156,5 punti totali a 1,75, anche qui investimento standard. Partita che possono vincere entrambe sulla carta e su questa linea l'over ci sta tutto, ci dice Insider. In questa competizione europea il Baskonia sta segnando quasi 80 punti di media partita, 79,2 per la precisione. Dall'altra parte il Panathinaikos ne segna 78,4, ma il problema dei greci è in difesa con 80,1 punti subiti di media, un dato che tra l'altro è salito ulteriormente nelle ultime tre partite, tutte perse dal Pana, che ha concesso 88 punti di media. Nell'ultimo scontro dello scorso anno in Grecia finì con un dominio del Panathinaikos per 100 a 68, 168 punti totali. Speriamo di vederli anche oggi, ce ne basterebbero molti meno, almeno 157. Il nostro insider quindi ci indica questo over tra le molte giocate che ci ha dato anche nel basket, nel servizio premium. E se siete interessati, vi basta contattarci, supportate il nostro lavoro e ogni giorno ricevete le segnalazioni, il report dalla nostra redazione e le giocate su tutti gli sport da ben sette tipster professionisti differenti, quindi un servizio che riteniamo di qualità. E siamo come ogni giovedì a parlare di motori, la MotoGP, siamo ancora fermi con le scommesse, probabilmente usciranno venerdì dopo le libere, perché? Perché siamo giunti all'ultima tappa del mondiale di MotoGP che è già stato vinto da John Mir, lo sappiamo bene. Si corre il Gran Premio del Portogallo che torna in calendario dopo 8 anni, però il problema è che si correrà per la prima volta a Portimão e non come al solito all'Estoril. GP del Portogallo che sarà importantissimo per il secondo posto nella MotoGP, ma anche per le categorie minori. In corsa per il secondo posto nel Moto Mondiale ci sono fino a 6 piloti. Franco Morbidelli guida con 142 punti, 4 in più di Alex Rins, più staccato a 127 punti c'è Maverick Vinales. Fabio Quartararo a 125, così come Andrea Dovizioso, e infine qualche piccola speranza anche per Pol Espargaró con 122 punti al momento. A proposito di KTM, Iker Lecuona salterà il GP del Portogallo e sarà sostituito da Mika Kallio. La Honda invece rischia seriamente di chiudere il 2020 senza nemmeno una vittoria in questo anno maledetto per il Covid, con il calendario stravolto e soprattutto in casa Honda l'anno maledetto dell'infortunio di Marc Marquez, che sta anche facendo fatica a recuperare secondo i rumors che filtrano sul cabronsito. Il morbido invece può chiudere come miglior pilota Yamaha in assoluto, altro che le M1 ufficiali e altro che Quartararo, grande morbido. Ci sarebbe, a proposito di Yamaha ufficiali, anche la caccia ai 200 podi nella classe regina da parte di Valentino Rossi,
che però tra Covid, ritiri e prove scialbe ha messo insieme 6-0 di fila. E questo è anche il GP d'addio per Valentino Rossi con la Yamaha M1 ufficiale. Le sue parole alla vigilia, vediamo cosa dice: andare a Portimão è davvero favoloso, questa pista è fantastica, il grip è migliore rispetto a Valencia e questo ci aiuterà. Mi sono trovato davvero bene durante i test qui dell'Algarve all'inizio di quest'anno, qui a Portimão erano stati disputati i test. È una pista diversa da tutte le altre che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi sarà molto interessante. Queste le parole del dottore Valentino Rossi. Dicevamo, GP importante anche per le categorie minori, sono infatti ancora in bilico i titoli di Moto2 e di Moto3 e ci sono almeno due italiani a giocarsi le chance di vittoria iridata, ovvero Enea Bastianini e Tony Arbolino. Il primo dovrà sfruttare il vantaggio in classifica e cercare di mantenere il vantaggio o quantomeno perdere il meno possibile dagli inseguitori. Il secondo, invece, Tony Arbolino, sarà costretto ad una gara in attacco per recuperare 11 punti di svantaggio. Il mondiale, come sappiamo, è già stato vinto dalla Suzuki di Omir. Vediamo cosa ci dice lo spagnolo campione del mondo. Voglio chiudere nel miglior modo possibile. Sto ancora realizzando la gara di domenica scorsa. E non molla neanche il suo compagno Alex Rins, che vuole chiudere col botto, pronti a battagliare, concentrati per regalare a Suzuki una storica doppietta. In Ducati invece non ne abbiamo ancora parlato, ma si chiude un'era con entrambi i piloti che non guideranno la moto di Borgo Panigale nel 2021, però vogliono chiudere anche loro bene questo maledetto 2020, magari con un successo, a iniziare da Andrea Dovizioso, il grande deluso di questa stagione. Il Dovi ha detto che è emozionato per l'ultima gara con Ducati, è una pista nuova, fine settimana ancora più speciale, spero di potermi divertire. E gli fa eco anche Danilo Petrucci, voglio concludere al meglio la mia avventura in Ducati. Pista nuova, partiremo tutti da zero con pochissimi riferimenti a disposizione e anche noi scommettitori partiremo da zero con pochissimi riferimenti a disposizione. Ultima gara del mondiale, quindi faremo poche giocate, pochi consigli e come ho anticipato prima usciranno sicuramente dopo le libere del venerdì, quindi domani sera. Quindi ci andremo piano per quest'ultimo appuntamento. Meteo, si temeva molto il clima lusitano di fine novembre, invece sembra che tutto sarà tranquillo per quel che riguarda il weekend del GP del Portogallo. Venerdì le prove libere si dovrebbero disputare col sole pieno e temperature che toccheranno i 20 gradi. Stesso discorso al sabato, anche se con temperature leggermente inferiori, 18 gradi, mentre domenica. La situazione dovrebbe essere ancora una volta buona, sole e 18 gradi di media. Andiamo a vedere le quote. In qualifica Franco Morbidelli favorita 4,50 per la pole, poi c'è Quartararo a 6,50 assieme a Jack Miller e a Maverick Vinales, poco più staccati Pol Espargaró e Taki Nakagami a 7,50, quindi ci sono anche questa volta almeno sei piloti in singola cifra che possono battagliarsi per la pole, ma io starei attento sul giro secco anche a Johan Zarco a 10 di quota, un po' più indietro Miguel Oliveira a 15, così come Valentino Rossi assieme ad Alex Rins e a Brad Binder a 20. Il campione del mondo Joan Mir addirittura è a 25 assieme a Pecco Bagnaia, Alex Espargaró e Andrea Dovizioso. Per quanto riguarda la gara, il favorito, anzi i favoriti, Morbidelli si conferma favorito anche in gara a 5,50, però viene raggiunto dalla Suzuki di Alex Rins alla stessa quota. Più indietro ci sono Joan Mir, che come sempre, anche se è già a posto per la vittoria iridata, come sempre dal sabato alla domenica cambia faccia e cambia anche quote. Jack Miller a 7,50, poi si passa in doppia cifra con Brad Binder, Miguel Oliveira e Pol Espargaró, le tre KTM tutte a 10 volte la posta, per non parlare di Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Nakagami tutti a 12. Valentino Rossi, la vittoria si gioca a 15. L'addio con successo alla Ducati di Andrea Dovizioso si gioca invece a 20 volte la posta, quello di Petrucci non ne parliamo proprio, si sale a 50 volte la posta. Va bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Io vi ringrazio. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali, Instagram, Telegram, sito, eccetera, eccetera, perché usciranno sicuramente altre notizie, altre info. Ieri, per esempio, abbiamo seguito tutto l'andamento delle quote pre-draft per quanto riguarda le prime tre scelte e alla fine ci è andata molto bene.
Per quanto riguarda il podcast, noi ci ritroviamo domani, venerdì, con l'ultima puntata della settimana e torna lo studio di D'Artagnan sul calcio perché torna la Serie A, la Premier. C'è un Atletico Madrid-Barcellona in Liga molto interessante, se non sbaglio. E anche in Ligue 1 francese ci sono alcuni match da non perdere. Quindi domani, puntata dedicata al calcio, con lo studio di D'Artagnan, andremo a vedere le pic del venerdì, ma anche di tutto il weekend, come di consueto. Quindi non mancate, come al solito, dopo la pausa pranzo ci trovate qui su YouTube. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse e puntate sempre con la testa. Ciao!